Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del 2020. Il 2020, cosa succederà nel 2020 e come cambieranno le cose, se cambieranno, e nello specifico voglio parlare di autopromozione. Cosa cambia nel 2020? In sostanza, secondo me, l'ho già detto in altri video, stiamo andando in una direzione in cui, diciamo, il musicista, se vuole sfruttare al meglio questi strumenti, che sono appunto i social, deve, diciamo, fare delle operazioni non proprio al 100% musicali. Mi spiego meglio. Non bisogna utilizzarli, secondo me, i social come semplicemente un luogo in cui informare la gente delle proprie attività, nel senso delle proprie novità. È uscito il disco, lo dico sempre, è uscito il disco, è uscito il singolo, guarda il videoclip. È una comunicazione un po' inefficace, soprattutto se siamo agli inizi e dobbiamo farci conoscere. La vera potenza che hanno questi strumenti e i contenuti che noi possiamo creare su questi strumenti vanno, secondo me, creati in un'ottica diversa. Noi siamo musicisti, ok, facciamo musica, però quello che secondo me i musicisti continuano a sottovalutare e che nel 2020 sarà ancora più evidente, perché diciamo che questa cosa cresce sempre di più, mi sto riferendo appunto all'utilizzo, ad un certo modo di utilizzare i social, e secondo me bisognerà adattarsi anche noi musicisti. Qualcuno già lo fa e ottiene degli ottimi risultati. Quello che voglio dire è che bisogna creare dei contenuti, anche dei contenuti che siano utili. È la parola utilità che è importante, cioè creare contenuti che risolvono dei problemi, che siano utili anche ad altri musicisti. Potete scegliere un argomento che volete, però creare una pagina Facebook legata ad una band che fa anche magari video in cui spiega come sistemare una sala prove, come riuscire a mixare al meglio in un garage, oppure come scrivere una canzone. Ora sto facendo degli esempi a caso, ma creare dei video che sono utili ad altre persone creano una comunità attorno a quella pagina, a quel canale YouTube, a quel profilo Instagram. Dopodiché è molto più semplice veicolare la propria musica ad una comunità che si è già creata intorno ad una pagina per un motivo che può essere legato alla musica, ma non è strettamente legato alla musica che io artista produco, ok? Perché la mia comunicazione non è incentrata soltanto su ho fatto questa canzone, ho fatto questo disco, ma do dei consigli, creo dei contenuti che possono essere video, possono essere articoli di un blog, possono essere un podcast, ma creo dei contenuti che fanno avvicinare la mia persona o altri musicisti come me o altre persone appassionate di musica. Dopodiché, se ho creato una community, beh, quando uscirà la mia canzone o il mio nuovo singolo, comunicarlo a questa community sarà molto più semplice. E credetemi, se abbiamo lavorato bene, avremo molta più interazione, molti più feedback, molti più ascolti, e sarà tutto veramente bello, perché c'è un gruppo di persone che ci segue. E quindi la musica, sì, purtroppo anche nel 2020 le cose che funzionano saranno, la comunicazione che funzionerà sarà una comunicazione che andrà un po' laterale alla musica, non sarà al 100% rivolta a ciò che facciamo, ma creerà, diciamo, una sorta di community intorno a dei contenuti che possono essere legati alla musica o a quant'altro, o a qualsiasi altra cosa. Ma così facendo, creando dei contenuti che risolvono dei problemi oppure anche intrattengono se siamo bravi. Certo, non è facile intrattenere, essere divertenti. Io vi consiglierei appunto più di creare contenuti che possono essere utili a qualcuno. E poi, una volta che si è creato questo rapporto con la gente che vi segue, lì potete pubblicare un disco, potete vendere magliette, potete fare quello che volete, scrivere un libro, qualsiasi cosa. Però, secondo me, l'autopromozione anche nel 2020 sarà funzionerà così. Sarà molto più efficace se invece di andare dritti a parlare del disco nostro che è uscito ai nostri amici e condividere i post oppure far crescere le pagine facendo passare semplicemente il passaparola tra gli amici che si devono iscrivere, ti prego iscriviti, io mi iscrivo al tuo, oppure nei gruppi a spammare. Non è un modo intelligente di utilizzare queste piattaforme, che poi
funzionano se le utilizziamo in questo modo, cioè creando dei contenuti che siano utili alle persone. Funzionano molto di più, creano veramente una community intorno al progetto, ok? Che poi può appunto poi prevedere ovviamente anche una tournée, un tour, un disco fatto in una, da una band che comunque crea contenuti tutti i giorni. Poi bisogna essere costanti, questo è fondamentale, non l'ho detto. Una volta che si è scelto l'argomento, trovato diciamo dei contenuti utili, bisogna essere costanti. Dopodiché i social ti aiutano a creare un pubblico, ti crei il tuo pubblico in questo modo nel 2020 e funzionerà sempre più, di più così, cioè funziona già adesso così, funziona meglio. E, è un modo intelligente di utilizzare questi social che in questo modo funzionano molto di più che utilizzati soltanto per fare dei bollettini, semplicemente come se fosse un aggiornamento di notizie sulla band. È uscito questo, abbiamo fatto questo. Ditemi che cosa ne pensate e se avete mai provato a fare un ragionamento di questo tipo, a creare dei contenuti. Di solito diciamo le critiche che mi vengono fatte quando dico appunto esterno queste strategie di promozione, di autopromozione, è che sì, mi metto a fare i video tutti i giorni e poi la musica, cioè è un altro lavoro. Ragazzi, è faticoso, lo so. Anch'io ho iniziato, no, a fare questi video dove aiuto altri musicisti e diciamo un po' ho lasciato da parte un po' la musica, anche se adesso sto riprendendo. È faticoso, lo so, però credetemi, quando usciranno, ora ho del nuovo materiale che nel 2020 uscirà, sarà tutta un'altra cosa. Già ho sperimentato questa cosa, l'ho toccata con mano col mio ultimo singolo che è uscito a febbraio del 2019. Il 14 febbraio ho provato a pubblicare un nuovo singolo, già lì ho visto che era tutta un'altra cosa rispetto al 2015, quando ero un musicista come tanti in questo momento, che appunto utilizzava i social nel modo classico, che però non ti permette di sfruttarli al massimo, no? Dicendo è uscito il mio video qui, facciamo, guardate il videoclip, condividetelo, questo tipo di comunicazione. Quando nel 2019, dopo che avevo iniziato a fare i video nel 2016-2017, non mi ricordo, dopo 2 anni di video però, c'è stato proprio un ribaltamento, gli ascolti su Spotify sono cresciuti, i commenti, l'interazione, la gente che mi segue, è tutto un altro mondo, ovviamente più faticoso, chiaramente, però funziona, è questo che ci tengo a... Vorrei che passasse come messaggio. Funziona, è ovvio, è più faticoso, però funziona. Cioè tu puoi emergere dal basso semplicemente sfruttando queste piattaforme e il numero di persone che poi ti entra in contatto con te aumenta. A me ogni giorno mi scrivono, ti ho scoperto qua e poi ho sentito anche le tue canzoni bellissime, ti stimo. Messaggi arrivano tutti i giorni. Andate sul mio profilo Instagram, c'è una storia in evidenza che si chiama 50 feedback, ma poi perché alcuni li ho raccolti e li ho pubblicati, ma tutti i giorni ricevo messaggi di gente che mi scopre. E come mi hanno scoperto? Tramite i social, dal basso, ok? Stiamo parlando di una strategia che funziona, creare dei contenuti che sono utili e poi dopo veicolare la propria musica. Questo sarà valido ancora di più nel 2020 e forse i nuovi artisti, i ragazzi più giovani, forse già lo sanno, già lo fanno. Però no, non è neanche una questione di età, ci sono quelli un po' più smanettoni sul web e quelli un po' meno, però bisogna che ci accorgiamo tutti che comunicare alla vecchia maniera forse non è più efficiente, non funziona più. Quindi ditemi che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!